Mister Franco 5. Primo tempo guardingo, mister, un 4-4-2 che di solito lei usa soprattutto per accentuare la fase difensiva. Un po' di rispetto per il Bitonto o temevi una partenza veloce come è stata quella del Bitonto che in effetti all'inizio ha creato qualche problema? Ma non è esattamente così sotto questo aspetto. Volevo sfruttare di più Carbonaro tra le linee, volevo che attaccasse di più la profondità diciamo così, di faccia alla porta, visto che lui non ha queste caratteristiche, che lui è un terminale offensivo, ci sta facendo da terminale offensivo. Volevo sfruttare queste caratteristiche mettendo Orlando, che magari è una punta più d'area di rigore e magari riuscisse appunto in aria a darci qualcosa in più. Chiaramente le cose non ci sono venute bene per due motivi. Uno è sicuramente perché i primi 20 minuti Bitonto ci ha sorpreso e ha fatto meglio di noi. Noi poi abbiamo sbagliato tecnicamente, abbiamo sbagliato tanti passaggi, tante scelte. E non abbiamo messo la giusta intensità, quella solida che mettiamo durante le partite. Vedo che secondo tempo siamo migliorati, probabilmente nel nostro miglior momento loro hanno fatto gol, poi credo che i cambi abbiano fatto la differenza perché si è visto un altro Manfredonia più intraprendente, abbiamo sbagliato di meno, siamo stati più precisi e abbiamo alzato quell'intensità che ci vuole per ribaltare le partite. Abbiamo pareggiato meritatamente, direi che se ci fosse stato un altro po' di tempo la potevamo anche vincere, che ho visto l'avversario in difficoltà. Abbiamo avuto anche l'occasione del rigore per pareggiare, poi sicuramente sarebbe stata ripartita. Mister, che bello però con Manfredonia dello 0-1, i cambi. Si è vista forse uno dei migliori Manfredonia in quel frangente, sempre palla a terra, create tante occasioni. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo e questo è soprattutto merito di quelli che sono entrati. Io chiedo a loro di allenarsi sempre bene, anche se non giocano dall'inizio, possono essere sempre importanti e oggi l'hanno dimostrato. Credo che oggi, soprattutto grazie a loro, ai quattro che sono entrati, abbiamo ribaltato la partita perché hanno dato appunto quell'imprevedibilità, quella fame, quella voglia, quell'intensità che fino a quel momento ci è mancata. E direi anche qualità, perché insomma i ragazzi che sono entrati hanno qualità. Ripeto, il rammarico è che probabilmente se avessimo segnato il rigore un po' di minuti prima avremmo avuto più tempo per ribaltarla. Però va bene così Questo per come si era messa. punto muove la classifica, è passata un'altra giornata e siamo comunque più vicini all'obiettivo. Sì, è passata un'altra giornata e credo che il distacco sia invariato, anzi se non erro. Dei risultati che mi hanno detto, forse abbiamo recuperato ancora un punto rispetto alla zona playout. Sì, siamo più vicini alla meta, però è chiaro, mancano ancora 8 giornate, può succedere di tutto e ci mancherò, secondo me, 6 punti e dobbiamo assolutamente farli, però come avete visto non è facile perché anche le squadre che magari in classifica sono ultime, penultime, ma secondo me non c'è molta differenza. L'avete visto oggi. Oggi il Bitonto si è dimostrato una signora squadra e quindi niente, bisogna lottare domenica per domenica. Grazie. A voi.